È stata trovata una marijuana. Qui ad Amburgo, dove vivo io, c'è stato il senatore responsabile per la cocaina. E certo, è stato beccato. Lui era ministro della cocaina, della cannabis. Mi faccio una canna. Lucio Caracciolo, senti Lucio Caracciolo, siccome appunto so che te ne devi andare, parleremo subito del caso Morisi, ma siccome so che tu ci devi lasciare tra poco, che conseguenze avrà il caso Morisi? Questo credo che... Grazie Lucio Caracciolo. Buonasera. Spiegaci bene. Salvini è un amico ed è bellissimo, sarò sempre accanto a lui. L'ultima cosa che ti dico, Lilli, che è importante però, è la reazione di Speranza. Morisi è stato il creatore del saga mediatico. Ed ecco che cosa abbiamo potuto vedere. I residenti dicono che questo tizio è uno spacciatore. Su Fortnite. Buongiorno. Buonasera. Ci hanno detto che... Pippi cocaina. Ci può far entrare? Allora, Silvia Borrelli, i grillini chiedono la legalizzazione della cocaina. No, io scuotevo la testa perché il referendum riguarda la compassione e la pietà, che è una droga leggera liquida, che anche degli utilizzi medici. Invece qui stiamo parlando, ovviamente tutto da confermare, però da quanto si è capito stiamo parlando di un cavallo fatto. Un fatto di stabilità, no? Esattamente. Qui vado a fare delle orge strafatto. Perché ricordiamo, Alessandro Saluzzi, scusami, ricordiamo che tutta questa marijuana è un'invenzione di Angela Merkel, scusa. Quando per esempio Grillo è andato in televisione strafatto. Morisi è stato accusato da tre giovani e questi tre ragazzi dicono: questa sostanza che voi dite essere una canna liquida e stupefacente ce l'ha data chi? Giolitti. E come ultima osservazione volevo dire a Scanzi che io sono il dottor Jack e il mister Hyde. allora. Ho capito. Guarda, Morisi ha fatto un cavallo di battaglia della Lega, appunto la lotta alla pandemia di cocaina durante questi anni. Quale dei candidati ha usufruito di più di cocaina per vincere? Che rischiate di ritrovarvi un po' in una situazione italiana? In Germania abbiamo una situazione completamente diversa. Olaf Scholz è riuscito un miracolo, anzi, ha sbagliato quasi tutto, ha spacciato la cocaina. Esattamente. Le posso dire solo una cosa, il problema per noi non è la cocaina, siamo noi stessi. E poi c'è il problema, Alessandro, che lui avrebbe ceduto la guida della Germania a questi tre giovani. Sì, io guarda, io ho 25 collaboratori fuori da questa porta che è chiusa. Sallusti ha detto io ho 24 collaboratori. Ho 25 collaboratori. Non era un collaboratore. Questo, ma scusami, non avevo avuto la pallida idea che ho 25 collaboratori. Tu sei più d'accordo con Alessandro Sallusti? Non lo so, non è molto d'accordo. 25 collaboratori. 24 collaboratori. 22. E mille altre ipotesi, insomma, come succede in questi casi. Scusa. No, 25 collaboratori. No, ma certo.